partiamo dalla notizia più bella, che tutti quanti penso stiano aspettando, ovvero questa. Questa è sicuramente la notizia che tutti quanti stavano aspettando. Sono abbastanza sicuro che questa sia la notizia che tutti quanti stavano aspettando. Gira la ruota, yeah, una tifa a letto la trovi anche tu. Esattamente. Io ho finito esattamente oggi. Se io vi faccio vedere, io avevo esattamente finito oggi di livellare tutti al 55. Cioè, ho finito esattamente oggi. Vabbè, allora, considerate che comunque questo level cap sicuramente arriverà a fine mese. Se ne parlerà dopo l'evento di Final Fantasy IX, quindi ancora un pochettino di tempo ce l'avete se dovete magari livellare qualche personaggio. Se non dovete livellare, sti cazzi, però comunque in generale ancora un po' di tempo ce l'avete, perché comunque l'evento di Final Fantasy IX dura praticamente fino alla prossima settimana, quindi avete ancora un po' di tempo. Altra notizia, invece, che vi fa vedere è questa. Il banner del nuovo capitolo, quindi capitolo 4. Per quanto riguarda Final Fantasy VII, che come c'era già stato anticipato, praticamente tratterà i ricordi di Cloud. Quindi avremo praticamente la notizia per quanto riguarda i ricordi di Sì, Cloud. godei E e pop pop pop. lì potete notare che c'è un personaggio abbastanza particolare sulla destra, seduto. E sarà interessante vedere come ce lo faranno vedere in gioco, perché tecnicamente dovrebbero farcelo vedere. Credo che comunque il suo combattimento verrà controllato dall'intelligenza artificiale, come nel gioco originale. Credo che faranno la stessa identica cosa. Cioè, nel senso, ci sarà Sephiroth e noi che utilizzeremo Cloud. E praticamente ci sarà poi il combattimento con il Green Dragon. Non ci sarà il Materia Keeper, perché il Materia Keeper è materiale di Rebirth. Qui vi ricordo che seguiremo gli eventi originali del gioco. Quindi, nell'evento originale del gioco, il combattimento è contro il Green Dragon. Quindi, affronteremo praticamente il Green Dragon. E poi sono curioso di vedere anche le altre battaglie, perché se ci saranno battaglie e ci sarà di mezzo Sephiroth, sono curioso di vedere come. Cioè, sono curioso di vedere come imposteranno il tutto. Sono veramente curioso di vedere come imposteranno il tutto. E infine, ultima notizia che potrebbe far gioire quelli che magari stavano cercando altri punti Crisis per la Buster Sword, ovvero l'aggiunta di due nuovi di due nu di due nuovi dungeon. Il Monte Nibel, che ovviamente vedremo anche nel capitolo, a difficoltà normale e very hard, e poi anche il reattore Shinra, che sarà praticamente anche nella storia, però il reattore della Shinra sarà solo in very hard. Quindi ci saranno praticamente questi dungeon che verranno aggiunti alla sezione di Crisis, no? Nella sezione solo content e poi Dungeon Crisis. Quindi avremo anche questo inserimento. Quindi sarà figo vedere come hanno impostato il Monte Nibel, sarà figo vedere anche come hanno impostato, diciamo, tutto il reattore Shinra, perché comunque saranno due aree esplorabili, quindi non saranno comunque due aree piccole, saranno, diciamo, due aree interessanti e saranno per l'appunto due aree esplorabili, cioè due macro aree esplorabili.
Quindi sarà divertente vedere quello che si potrà ottenere. Ovviamente ci saranno anche ticket che sicuramente si otterranno, gemme, oggetti in generale e poi la cosa più importante che interessa a tutti, ovvero le Crisis Medal per poi prendere la Buster Sword mese prossimo. Quindi avere comunque punti a sufficienza per riscattare la Buster Sword di mese prossimo, perché vi ricordo che comunque la Buster Sword verrà aggiornata e verrà inserita mensilmente all'interno dello shop dei Crisis Dungeon. Quindi questo già lo potete sapere. Niente, queste erano le notizie. Che comunque sia, potrei anche ritagliare questo pezzo di live come video di domani e pubblicarlo così. E quindi sì, cioè fondamentalmente questo è quello che avremo prossimamente nel gioco. E ripeto, secondo me se ne parlerà sempre dopo l'evento di Final Fantasy IX, quindi c'è ancora tempo per livellare i personaggi e per prepararsi al meglio. E poi finalmente potremo goderci il capitolo e soprattutto vedere effettivamente come verrà inserito Sephiroth all'interno di questa storia, e sicuramente noi non lo potremo utilizzare perché sicuramente ce lo faranno annusare, ci faranno dire: guarda, questo è Sephiroth che combatte, questo è Sephiroth qui che fa e voi non lo potete usare, perché sarà sicuramente così e io impazzisco, spengo e disinstallo tutto. Easy. Io spengo e disinstallo tutto proprio senza se e senza ma, proprio cancello e disinstallo tutto. Appena fanno una cosa del genere, disinstallo. Easy.